Buongiorno a tutti, presento, mi chiamo Enrico Dal Pozzolo, insegno storia dell'arte moderna all'Università di Verona e faccio parte del comitato scientifico della Fondazione Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore. E sono molto lieto di poter introdurre e coordinare questa tavola rotonda virtuale per il Roseanne Library and Study Center di Save Venice, per due ragioni fondamentali. La prima è la mia personale gratitudine, nei confronti di quanto in tanti anni Save Venice ha fatto per Venezia, per l'Italia e per il mondo. Chi ha avuto la possibilità di conoscere la quantità di restauri condotti in maniera impeccabile sotto la guida ovviamente della soprintendenza e dei funzionari dello Stato, ma grazie ai fondi messi a disposizione da Save Venice, sa quanto straordinariamente preziosa sia la sua azione, la sua attività per la salvaguardia di una delle città più a rischio e più belle del mondo. E poi sono contento anche a livello personale per aver messo Save Venice in contatto con la diocesi di Treviso, che ha come referente un caro amico, uno storico dell'arte di grande qualità, Don Paolo Barbisan, nell'impresa di salvare un capolavoro di Tiziano. Allora, devo fare una premessa necessaria che per quello che mi riguarda ha anche un piccolo risvolto di amarezza, ma non è importante questo, ossia che l'idea di verificare le condizioni dell'Annunciazione di Tiziano nel Duomo di Treviso mi è sorta nel momento stesso in cui mi era stato chiesto di coordinare un progetto di mostra su Tiziano e la sua bottega per il comune di Belluno, una mostra che doveva aprirsi questo dicembre. Bene, e in questo contesto ho contattato Don Paolo chiedendogli quali erano le condizioni del dipinto e Don Paolo mi ha spiegato che il dipinto in effetti aveva bisogno urgentemente di un restauro radicale e di una completa risistemazione anche dell'area in cui si trovava. Quindi, ovviamente, abbiamo cercato di capire se fosse possibile intraprendere un restauro, ma il problema, come sempre, erano i fondi, i finanziamenti. Io ho proposto la cosa a Save Venice, che è qui rappresentata fisicamente da Melissa Cohn, da Leslie Contarini e che è presieduta da un straordinario storico dell'arte, Frederick Hilsman, e nel giro di poche ore, vorrei dire, pochi giorni, ci sono state le condizioni per poter andare avanti in questa operazione di salvataggio. E questo salvataggio si deve a una persona che ha un nome, Christopher Todd Page, al quale siamo grati per la sensibilità con cui ha accolto questo appello, che peraltro ha portato delle novità di straordinario interesse dal punto di vista della conoscenza storica e critica di un dipinto che è sempre stato un po' schiacciato tra alcuni capolavori di Tiziano. Siamo agli inizi degli anni venti, è il periodo in cui la Palagozzi di Ancona svetta, era stata da poco licenziata l'Assunta dei Frari. L'Annunciazione di Treviso, all'interno di una cappella decorata anche da affreschi di Pordenone, era sempre come stata un po' guardata con un occhio meno attento. E in realtà questo restauro ci sta dando delle informazioni di cui non parlerò io. Era Don Paolo Barbisan, al quale lascio subito la parola, che ha organizzato il restauro, d'accordo con la soprintendenza, ovviamente, e che spiegherà perché questo intervento è così importante dal punto di vista non solo della salvaguardia, ma anche della conoscenza di un passaggio
epocale della carriera di Tiziano. Don Paolo, ti lascio la parola. Buonasera a tutti e ti ringrazio tanto per l'amicizia che mi riservi, caro Enrico. Ringrazio di cuore Melissa Con, Leslie Contarini, la Fondazione Save Venice e il signor Christopher Todd Page, perché tutti voi vi siete occupati e state dando attenzione e cura al nostro patrimonio storico-artistico. Questa sera vorrei condurvi a scoprire la bellezza di quest'opera, dell'opera che oggi conosciamo. Volevo portarvi appunto alla scoperta di quest'opera di Tiziano, l'Annunciazione, oggi interessata da un intervento di restauro completo da parte di Roberto Saccuman per il superto ligneo e di Francesca Faleschini per la superficie dipinta. Come potrete gustare, spero, appunto, questo intervento di restauro sta davvero restituendo la giusta importanza a questo dipinto che ha una vicenda conservativa molto travagliata. L'analisi dell'opera, anche attraverso gli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo, ci sta rivelando elementi che precisano la sua genesi, le fasi di esecuzione e la sua stessa cronologia. L'opera è inserita, aspettate che adesso capisco come arrivare. L'opera è inserita e custodita nel suo sito originario, qui ne vedete il vestibolo, della cosiddetta Cappella dell'Annunciata, con la quale si trova in dialogo dal punto di vista architettonico, iconografico e simbolico. Eccoci proprio nella Cappella dell'Annunciata, un ambiente della cattedrale trevigiana che fa parte di quella campagna di renovazio rinascimentale voluta dal vescovo Zanetto da Udine alla fine degli anni Ottanta del Quattrocento, che però si conclude nel 1519, come ci recita questa lapide incassata appunto all'inizio del vestibolo, nella quale si ricorda che questa cappella fu così completata da Broccardo Malchiostro per il vescovo Bernardo De Rossi. Nel 1519, quindi, la cappella doveva essere già compiuta, e noi abbiamo anche un'altra informazione, perché nel 1520 la stessa fu decorata dal ciclo di affreschi di Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, che amplificano e arricchiscono il mistero dell'incarnazione di Cristo, che trova proprio il suo, diciamo, vertice nell'episodio dell'Annunciazione. Vediamo l'adorazione dei magi, la visitazione e un episodio pre-cristiano, cristianizzato, che è la visione di Augusto di fronte alla profezia della Sibilla. Dal punto di vista compositivo, Tiziano attua in questo dipinto una vera e propria rivoluzione del tema iconografico dell'Annunciazione, sempre trattata nel Quattrocento in termini molto paratattici. Tiziano mette in primo piano per la prima volta la Vergine inginocchiata su un pavimento che, insieme a questa quinta architettonica di sapore lombardesco che le sta dietro, misura la prospettiva all'interno di questo spazio nel quale entra un angelo trafelato che annuncia l'incarnazione. I gesti corporei di Maria sono quelli allo stesso tempo dello stupore con questa mano ricondotta al seno e poi anche del timore con questa mano che invece tiene e si rinserra all'interno del manto azzurro.
Questo tipo di impostazione sappiamo bene che sarà ripresa successivamente da Lorenzo Lotto, che vede sicuramente a Treviso la tavola tizianesca e ripropone la stessa idea compositiva nell'Annunciazione di Recanati di qualche anno dopo, del 1534. Alla loggia lombardesca, arricchita da bassorilievi all'antica, che si apre su un paesaggio che mostra le amate prealpi venete, Lorenzo Lotto al suo posto imposta una stanza, una intima stanza stipata di tante piccole cose, che si apre in un emblematico hortus conclusus. Nel dialogo con Enrico possiamo davvero ipotizzare che l'archetipo al quale i due artisti si rifanno è l'Annunciata di Antonello da Messina. Presente, come sappiamo, a Venezia nel 1474 circa, intorno al quale appunto questi due autori ricreano uno spazio che amplia e precisa il tema iconografico. Sicuramente però non ci sfugge in quest'opera la presenza una presenza particolare, potremmo dire invasiva, di un personaggio che dal fondo dell'opera contempla l'evento sacro, che potremmo immaginare inginocchiato su una scala che immette alla loggia rinascimentale. Lo stemma appeso al plinto del pilastro vicino alla testa della Vergine lo identifica con il ritratto del committente dell'opera. Si tratta di Broccardo Malchiostro, il fedelissimo plenipotenziario del vescovo Bernardo De Rossi, per 20 anni alla guida del governo della diocesi trevigiana. Chi è Bernardo De Rossi? Beh, noi lo conosciamo benissimo, Bernardo, dal meraviglioso ritratto oggi nelle raccolte di Capodimonte, ritratto di Lotto del 1503, quando proprio era vescovo a Treviso. Questo vescovo Aitante Fiero ha un suo busto all'interno proprio della Cappella dell'Annunciata, in una nicchia vicino sul tamburo, vicino alla cupola, che è una straordinaria opera in terracotta policroma, tutta da studiare e anche da restaurare. Bernardo De Rossi, della famiglia Comitali di Berceto, era nato nel 68 ed era stato 1468 ed era avviato dal padre prima alle armi e poi alla carriera ecclesiastica. Già all'età di 18 anni il Senato Veneto lo aveva nominato vescovo di Treviso, ma lui prende possesso della diocesi solamente alla fine del 1499. Viene accolto benissimo dai circoli umanistici veneziani della città di Treviso, anche se le misure drastiche per la rivendicazione dei beni episcopali lo portano dapprima in una fiera opposizione con il capitolo della cattedrale, cioè quei preti che abitavano intorno al Duomo lo facevano funzionare, potremmo dire, ecco, che erano la fiera espressione della nobiltà locale. La conseguenza di questa ostilità crescente sfocerà in un episodio abbastanza duro, che segnerà profondamente la vita di Bernardo, cioè in un oscuro attentato perpetrato a sue spese nel 1503. La situazione di Bernardo De Rossi va aggravandosi anche nel 1509, quando il fratello viene accusato di simpatie filo imperiali. Sarà per un periodo di un anno perlomeno agli arresti domiciliari presso il monastero di Santo Spirito e poi nella sua casa di Santa Maria Zobenigo a Venezia. Da lì poi, per volere del Papa Giulio, fu ottenuta la liberazione e lui venne assorbito in vari
diciamo, incarichi presso la curia pontificia. Sfiorò, ma non ottenne mai la berretta cardinalizia. Già al momento del 1509 Bernardo fa subito nominare vicario per il governo dei beni culturali, dei beni temporali della sua diocesi, il fedelissimo Broccardo Malchiostro. Broccardo chi era? Beh, Broccardo era giunto da Berceto insieme con la famiglia del vescovo. Non è nobile, è un homo novus, lo si vede bene dal suo stemma, una mano che tiene tre cardi e che fa riferimento al suo nome, non al suo cognome. È un homo novus che scalerà tutto il cursus honorum da familiare del vescovo fino a diventare vicario generale. Questo ruolo di longa manus del vescovo De Rossi alimenterà anche contro di lui la stessa ostilità che caratterizzava la figura del De Rossi, che sfocerà, come scopriremo, in una vera e propria damnatio memoriae. Già da subito però va detto che il Broccardo Malchiostro fu protagonista e in continuità con il mecenatismo culturale e artistico svolto dal vescovo De Rossi a Treviso e patrocina varie imprese artistiche. La prima commissione che trevigiana a Tiziano è questo affresco, oggi quasi del tutto perduto, di Cristo Risorto, realizzato nel 1517 nella facciata della contigua scuola del Santissimo, che doveva sostituire un Cristo fra i patriarchi che ai confratelli non era piaciuto e che era stato dipinto da un certo Andrea de Pentor. Il momento nel quale abbiamo rimesso in luce questo affresco, cioè agli inizi del 2020, proprio attraverso le mani d'oro di Francesca Faleschini, abbiamo ritrovato anche i documenti che ci parlano di quest'opera. Ecco, si dice che questo Cristo fu fatto de comandamento e cum denaris de Messer Broccardo. E in quell'occasione già abbiamo la primissima notizia sulla pala d'altare, sulla nostra pala dell'Annunciata, perché il pittore Cadorino, Tiziano appunto, riceve per avanti, cioè in anticipo, denaro da Messer Broccardo per pezze 4 tolla per far la tavola, computà filagne, fattura e conduttura. Si tratta proprio dell'acquisto del materiale per la pala della Cappella dell'Annunciata, che non poteva essere eseguita subito, dato che Tiziano nel 18 è in pieno lavoro per 17 e 18 per l'assunta dei frari. E come sappiamo, la cappella non era ancora del tutto eseguita, sarà eseguita solo nel 1519 sui disegni di Tullio e Antonio Lombardo. Fu tanto alto il livello di identificazione che Broccardo Malchiostro visse con quest'opera e con questa cappella, che alla fine della sua vita la elesse addirittura sua cappella sepolcrale. Non c'è angolo nel quale appaia quel che il famoso storico Liberali chiamava un seminio abbinato di sigle, blasoni, ritratti e iscrizioni del canonico del vescovo De Rossi. E in effetti, fin da subito, questa cappella fu denominata Cappella Broccarda. Il bisogno costante di denaro per il vescovo e per i suoi familiari che erano rimasti a Treviso portò Broccardo ad assumere l'atteggiamento dell'inflessibile esecutore delle decime ecclesiastiche, fino ad arrivare più volte al pignoramento dei beni dei creditori, pronto addirittura a comminare pene scomuniche per gli insolventi, e lo portò ad essere oggetto di grande odio ed aggressione.
In questo contesto noi abbiamo notizia dai documenti, dal Liber Criminalium, del nostro archivio storico della diocesi, di una inchiesta giudiziaria datata 3 luglio 1526 per un episodio nel quale ignoti, nottetempo, avevano deturpato Picis et Alis Immondizis, con pece e altre immondizie, l'immagine di Malchiostro dipinta sulla tavola dell'Annunciazione. I testimoni che vengono sentiti in quell'occasione sono due preti, Gerolamo da Cesana e Giovanni Florio da Zara, che riferendosi avevano sentito appunto altri due sacerdoti riferirsi all'immagine dell'altare dell'Annunciazione dicendo: «Varda miser Brocardo che l'è dipinto là, et bisogna fargli reverenzia, come si fa a Dio, lo vederia volentieri embratà». Guarda il nostro miser Brocardo che è dipinto lì, e bisogna fargli la reverenzia, come si fa a Dio, lo vedrai bene imbrattato. Gli interrogatori poi ci parlano di un clima veramente teso nei confronti di Malchiostro, tanto che apparivano proprio in quegli anni caricature ingiuriose di Brocardo, che nel 1525 era già assente dalla vita cittadina perché infermo, caricature ingiuriose proprio sui muri della canonica nuova. Quindi Brocardo era diventato bersaglio delle più accanite e sistematiche opposizioni. Volevo passare direttamente alle notizie che questo restauro e le mani sapienti dei nostri restauratori ci stanno restituendo. La prima, come vedete, dietro a questa quinta marmorea è riapparso nella parte alla vostra sinistra un tendaggio e una sorta di letto che ci richiama chiaramente al motivo iconografico del letto intonso, motivo iconografico legato proprio all'episodio dell'Annunciazione e riferendosi con una chiara allusione, diciamo, alla verginità di Maria. Questa parte del dipinto era assolutamente occultata da ridipinture. Le riflettografie hanno messo in luce un disegno preparatorio che è sicuramente tizianesco. Lo abbiamo confrontato anche con il restauratore Giulio Bono, che sta lavorando al restauro dell'Assunta, e lui ce lo conferma ritrovando proprio delle affinità stilistiche con il disegno anche di Palapesaro. La campagna di riflettografie ha rivelato quindi un disegno importante, un disegno di qualità. Ma la cosa interessante appunto è stata anche scoprire che la tavola con le riflettografie infrarosse ha mostrato che una delle due gambe, una dei due piedi, diciamo, dell'angelo annunziante è stato ridipinto sopra il pavimento. Quindi si tratta di un pentimento? No, non proprio, perché il piede vero c'è ancora ed è appena sopra, lo si può anche vedere. Questo ci fa capire però una cosa, che probabilmente l'opera fu dipinta a Venezia e quando arrivò a Treviso e fu posta si cercò di porla nell'altare marmoreo, nell'ancona marmorea, non ci stava, e quindi si è dovuto segare la parte destra per almeno 10 o 20 centimetri. Ma poi abbiamo fatto anche un'altra scoperta che è assolutamente fondamentale per la cronologia tizianesca, ed è la scoperta appunto sotto il pavimento assolutamente ridipinto di questa straordinaria iscrizione di sapore assolutamente umanistico, che ci rivela tante cose. Prima di tutto ci rivela ancora una volta
che Broccardo aveva una concezione di sé abbastanza importante. Dopo essersi raffigurato nella pala, aver inserito le sue iniziali e il suo stemma, vediamo che anche nella iscrizione sulla parte inferiore destra del dipinto, non perde l'occasione di far inserire il suo nome. E quindi Broccardi Malchiostri Parmensis, canonici Tarvisini et Comes, Palatini, cura atque sumptu Tizianus pinxit. Quindi non smette di ribadire Broccardo di essere lui il committente di quest'opera, non solo, ma di averla pagata fino in fondo lui a Tiziano, lui che era Parmensis, fieramente Parmensis e non Trevigiano, ma canonico Trevigiano e conte palatino, titolo che aveva ricevuto da Carlo V nel 1519. Ma la cosa interessante è stata anche scoprire che la scritta non finiva qui e la pulizia ci ha rivelato che appunto la tavola fu segata anche nella parte inferiore per farcela stare all'interno dell'ancona marmorea, ma in questi pochi centimetri ritroviamo anche l'iscrizione che ci rivela la data MD XX, cioè 1520. Ecco allora come questo restauro, grazie al signor Todd Page e a Save Venice, diventa una pietra miliare per la cronologia tizianesca e diventa anche una testimonianza in terraferma del bene che si può fare nei confronti di questo sterminato patrimonio storico-artistico che le nostre chiese custodiscono. Grazie. A questo punto credo che debba prendere la parola Francesca Fareschini, qui la lascio molto volentieri. Sì, grazie. Ma ecco, perfetto. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Grazie per le parole già dette fino ad ora. Io riporto i ringraziamenti a Save Venice, a quest'uomo sostenitore, con grande sensibilità, sta donando sensibilità e ricchezza a Treviso e nonché l'opportunità a me e a noi restauratori di poter lavorare su quest'opera meravigliosa che ci ha dato e ci sta dando informazioni e curiosità. Allora, questa è la cappella, come è già stata presentata da Don Paolo. Interessante è stato per noi vedere lo stato conservativo dell'opera. È una tecnica mista olio su tavola. Io mi chiamo Francesca Faleschini e sono attualmente la restauratrice che si interessa del restauro della pellicola pittorica. E insieme al mio collega Roberto Saccuman stiamo cercando di non solo studiare, ma di riportare notizie e informazione e vita a quest'opera. Lo stato di conservazione era abbastanza buono, si presentavano dei sollevamenti che interessavano gli strati preparatori, il colore, alcune gocce di ossidazione sulla vernice. Deformazioni che interessano sia lo strato strutturale del legno che quello preparatorio, il gesso in colla, ma pertinente ovviamente a deformazioni che la tavola ha avuto in passato. Precedentemente, Don Paolo ha fatto cenno di quante in passato manomissioni o comunque interventi
ha necessitato quest'opera, addirittura già 6 anni dopo, a seguito della sua esecuzione. Vi riporto qui delle immagini di alcune proprio viziature che si sono formate e si sono create nel tempo. Il legno, spiegherà molto meglio Roberto, il legno è un materiale vivo, è igroscopico, termoigroscopico, per cui si dilata e si restringe. Ecco, questo è un fenomeno di dilatazione che ha avuto una tavola, per cui si è creato questo fenomeno di spaccatura. Quando abbiamo invece situazioni di contrattura, di contrazione del legno, ecco che si crea il sollevamento del colore, di conseguenza può avvenire la caduta del colore stesso o addirittura anche una sovrapposizione, per cui una deformazione. La tavola presentava degli interventi precedenti che adesso andrò a spiegare in maniera molto sintetica e veloce. Prima di rimuovere la tavola dall'altare, ovviamente è stato necessario mettere in protezione quelli che erano i sollevamenti, perché il movimento poteva creare la caduta degli stessi stacchi. Vi riporto un'immagine del retro, ma ve la spiegherà successivamente Roberto, perché è un intervento molto interessante. Come vedete, la tavola esce dal fronte del foro dell'altare e non dal retro, perché non passa. Abbiamo una nicchia, una curvatura della parete, per cui benché la tavola sia di dimensioni non particolarmente grandi, non ha la possibilità di essere rimossa dal verso. Una volta rimossa la tavola e posizionata in orizzontale per mantenere in sicurezza tutto quello che poteva essere il difetto di adesione presente sul colore, abbiamo iniziato così a fare una ricerca. Cosa succede? Si fa una ricerca archivistica, si cerca di capire che cosa è successo in passato a questa tavola. Allora, come ha detto Don Paolo, già nel 1526 avviene questo imbrattamento al Malchiostro. Alla fine del 600 c'è una ridipintura. Nel 1821 interviene Giovanni Martelli sul supporto. Nel 1884 interviene il Botti, nonché ex direttore delle Accademie di Venezia, restauratore. Nel 77 e nell'82 l'Istituto Centrale di Restauro di Roma, nelle persone di Laura Mora, coordinato da Michele Cordaro, portano la tavola a Roma e iniziarono un restauro approfondito. Nella relazione, nelle documentazioni che abbiamo riscontrato, l'istituto dice che c'è un intervento anche del 1940. Non c'è documentazione, ma è evidente che loro riscontrano materiali, alterazioni che possono essere assolutamente pertinenti a quegli anni lì. Nel 1990, in occasione del restauro della Cappella Malchiostro degli affreschi del Pordenone, ci fu una manutenzione eseguita dalla contessa Pinin Brambilla Barcilon di Milano. Nel 94 ci fu un'altra manutenzione eseguita dal restauratore Antonio Bigolin. Questa è un po' la cronologia breve che abbiamo potuto riscontrare. Questa è un'immagine in cui si può vedere l'integrazione a tratteggio nel 1978-82 eseguita proprio da Laura Mora, dall'Istituto Centrale del Restauro. Lacune che furono risarcite con la tecnica del tratteggio. Considerato lo stato di fatto, l'alterazione della vernice superficiale a seguito di test preliminari, abbiamo compreso, e a seguito della diagnostica di supporto ovviamente, per cui la fluorescenza ultravioletto, la riflettografia infrarosso, come ha detto in precedenza Don Paolo, abbiamo riscontrato che cosa? Una serie di lacune, di stuccature, di integrazione, l'alterazione della vernice, che poi è stata anche rilevata nella relazione dell'istituto, che denuncia di aver verniciato la tavola con della Dammar, che è una vernice che abbiamo riscontrato già che si altera molto facilmente. Ecco perché l'aspetto così
giallognolo scurito. La riflettografia ci ha mostrato e ci ha dato la possibilità di rilevare il disegno preparatorio, pentimenti, la tecnica esecutiva del Tiziano. Interessante, la riflettografia appunto ha dato la possibilità a noi di scoprire la scritta. La scritta che era occultata da questa ridipintura, che è stata anche scientificamente analizzata con un prelievo. Adesso non sto qui a spiegarvi tutto perché non abbiamo il tempo, ma ci sarà occasione in futuro. Vedete questo tassellino in basso a sinistra? Fu fatto all'epoca in Istituto Centrale del Restauro e tentò anche questa apertura, per cui a seguito della rimozione della vernice alterata, questo era lo stato di fatto della superficie pittorica, rimosso il ritocco a vernice del 1980. Rimossa la vernice e ritocchi, si sono scoperti questi due tasselli. Bene, avevano cercato qualcosa, ma non l'avevano trovata. La riflettografia, vedete qui che si vede l'immagine del tassellino, invece ci ha dato la possibilità di scoprire la scritta. E cosa abbiamo visto? Che avevano aperto i due tasselli proprio in due punti dove non c'era nessuna lettera. Non avevano gli strumenti che abbiamo oggi, per cui grazie a questi strumenti abbiamo potuto colmare una lacuna, un'informazione che all'epoca non era stato possibile scoprire. A seguito di test, di valutazione, di modalità, abbiamo deciso di rimuovere la ridipintura. A seguito della scoperta della scritta, della data, attribuzione, abbiamo preso coraggio e abbiamo rimosso, e qui vi riporto una sequenza della stratigrafia del pavimento, e si vede che proprio c'è uno strato di ridipintura che viene separato da questa laccatura che è originale. Qui vi riporto un tassello di rimozione della ridipintura e sotto praticamente è tutto integro. Allora ci siamo chiesti, ma per quale motivo è stato ridipinto il pavimento? Probabilmente è correlato a quella Danazio Memoria che diceva Don Paolo. Alla fine del 1600 si ridipingeva, non esistevano i restauratori che andavano a lavorare localmente, ma si occultava e si restituiva così tutto l'insieme in maniera più omogenea. Vi riporto l'immagine a sinistra durante con i tasselli di pulitura, di sverniciatura veramente, e a destra è nella fase di ultimazione della pulitura, cioè della rimozione delle vernici, e con tutta la rimozione delle ridipinture del pavimento. Per cui, come si può vedere, la scena adesso ha un aspetto molto più luminoso, più profondo, ed è in toni più coerenti al Tiziano. Io vi ringrazio e passo la parola a Roberto. Roberto Sacuman, eccolo. Eccomi. Ecco, buonasera a tutti. Vi ringrazio per avermi, diciamo, coinvolto in questa tavola rotonda e ringrazio in particolare anche, o meglio, mi associo ai ringraziamenti di Francesca che ha appena fatto per quanto riguarda il lavoro e, diciamo, le notizie che stiamo appunto riscoprendo man mano che andiamo avanti con questo lavoro. Io volevo illustrarvi un attimino quelli che sono gli aspetti del supporto, che è la parte che sto seguendo io in particolare, e appunto volevo farvi, ecco, partiamo subito. Rompi perché? Condividi, scusate un attimo.
Prova ad andare semplicemente avanti con le freccette del computer sotto. Non mi scorre per quale motivo? In teoria con le freccette del computer sotto dovrebbe andare avanti. Scusa, ma no. Ecco, ma benissimo, facciamo con la rotellina del mouse che funziona un pochino meglio. Ecco, qui volevo farvi vedere appunto la prima immagine dove vediamo, diciamo, la scelta tecnica che ho fatto per poter procedere, diciamo, all'intervento sul supporto. Il supporto ovviamente sono le tavole su cui è dipinta l'opera, ed è probabilmente, anzi quasi sicuramente, direi da quello che sta venendo fuori dall'indagine, dai lavori che stiamo facendo, la causa principale dei danni e del ripetuto presentarsi dei danni sempre della stessa tipologia che si è verificata nel tempo. Quindi diciamo la scelta di mettere il dipinto in verticale su un cavalletto che mi possa consentire o che possa consentire a noi restauratori di operare contemporaneamente sia sul lato dipinto che sul retro. Vedete appunto la possibilità quindi di mettere delle traverse di sostegno mobili in maniera da poterlo spostare man mano che necessita, diciamo, tutte le operazioni e quindi, diciamo, procedere con un controllo costante e continuo durante tutte le fasi sia di pulitura del fronte che di messa in sicurezza della policromia che di smontaggio e revisione di tutto il supporto. Ecco, i problemi conservativi che si sono presentati, come ha detto anche Francesco, come è, ormai si sembra chiaramente ripetuto più volte, diciamo, vedete le velinature fatte temporaneamente per tenere in sicurezza il lavoro, la policromia prima di essere, la tavola prima di essere rimessa sul cavalletto, quindi prima di essere movimentata, e diciamo la sistemazione, diciamo, poco accurata del posizionamento all'interno della cornice con degli spessorini che andavano a compensare un po' il telaio in metallo, un po' il legno, le viti che fissavano il telaio alla cornice in pietra dell'altare e la condizione di planarità forzata che dava la struttura dell'ultimo intervento. I conservativi in particolare, allora vediamo, un telaio estremamente rigido con pochi punti di vincolo, è un telaio in alluminio a quadrettatura molto fitta, però con pochi punti di vincolo sostanzialmente. I vincoli sono dati da questi gattelli in legno di pioppo incollati alla tavola e unite al telaio mediante questo sistema a molle. Un sistema, diciamo, all'epoca, negli anni 70-80, in cui, diciamo, era sperimentale anche all'istituto, cominciava allora, diciamo, a creare queste strutture elastiche o semielastiche. In realtà, diciamo, è un sistema abbastanza complesso di quattro molle per ogni punto di vincolo che tengono in equilibrio la staffa sulla quale è imperniato il gattello. La rigidità della molle si è rivelata estremamente alta, estremamente elevata, per cui, diciamo, un discorso di elasticità di movimento che possa consentire al legno di seguire quelle che sono le naturali di dilatazione a cui è soggetto, viste le sue caratteristiche intrinseche della materia. Il legno è un materiale organico, un materiale, diciamo, vivo, nel senso, tra virgolette, in realtà un materiale morto che è in equilibrio termigrometrico con l'ambiente sostanzialmente. Quindi, diciamo, tutti i parametri, tutti quelli che sono diciamo, gli elementi che possono condizionare il legno influiscono sulla sua forma, quindi la sua deformazione, la capacità e che ha questo materiale di dilatarsi e di mantenere una posizione che è costantemente appunto variate. Problemi che ha portato questo condizionamento, quindi la parchettatura in particolare, sono appunto l'impossibilità della tavola di assecondare, appunto, come dicevo prima, le naturali deformazioni del legno, i distacchi degli incollaggi, dei risanamenti. Vedete qui nell'immagine alta il distacco di questa linea di tasselli montati di cunei nel restauro dell'ICR,
e l'innesco di nuove fratture sul tavolato, un tavolato che è composto da ben 8 assi posti in orizzontale. Vedete qui la vecchia farfalla sostituita da dei tasselli in linea, come documentato, come citato anche nelle relazioni dell'istituto, come normalmente si faceva, si continua anche a fare in qualche caso, e la frattura conseguente che ne è venuta dopo. Stessa cosa sull'altra immagine, vedete anche qui il risanamento che ha ceduto e una spaccatura, si è una fessurazione che si è innescata dovuta alla costrizione della tavola alla planarità in naturale. Ora, il sistema di contenimento. Nei vari interventi che sono stati citati da Francesca, che io qui ho riassunto per quanto riguarda la parte del supporto, abbiamo il 1821 Giovanni Martelli che fa un intervento sul supporto, quindi si parla di fessurazione, lui interviene, non abbiamo tracce per ora di quello che poteva essere stato il suo intervento, ma mi prefiggo di andarle a cercare appena avremo completamente smontato tutte le sovrammissioni che c'è sulla tavola. Sarà fatta una campagna di studio, di analisi di quelle che sono le situazioni, chiodi, tracce, tutti gli elementi che andremo a trovare per cercare di attribuire a ogni intervento una tipologia. Vedete, qui ci sono diversi fori, poi c'è l'intervento di Botta, che sembra non abbia fatto nulla sul supporto, probabilmente, ma su questo, diciamo, mi riservo di parlarne eventualmente più avanti, quando saremo più avanti con le indagini. L'intervento citato, diciamo, del 1940, intervento citato nella relazione ICR, che è quella che fa, di cui parla Laura Mora e Michele Cordaro, che citano appunto una parchettatura fatta negli anni 40, probabilmente da Traverse e Ponti, loro dicono. Andremo ad analizzare, ad indagare anche lì le chiodature che possono essere pertinenti a un tipo di struttura del genere e a riconoscere e posizionarla. Quelle che io ho qui evidenziato adesso molto grossolanamente, in una prima lettura di tutto il sistema, vedete quelle che possono essere le traverse, queste in giallo, la collocazione delle traverse originali e i gattelli incollati, diciamo, che trattenevano le traverse. Erano traverse sostanzialmente abbastanza larghe, con delle ali ai margini, sui quali i gattelli andavano a premere per tenere aderente il tavolato alla struttura. Né più né meno di come, diciamo, era fatta la struttura di Tobiolo e l'Angelo, che vi ho messo più un'immagine sul retro, attualmente alle gallerie dell'Accademia, su cui sono intervenuto qualche anno fa. Vedete, questa è la tipologia di struttura che poteva essere presente sul retro, di tipo quella originale, ovviamente. E poi abbiamo quella dell'intervento dell'Istituto, qui lo vedete già rimosso, la distribuzione che ho mantenuto per il momento, che però andranno adesso rimossi nel momento in cui monteremo il sistema nuovo, e le tracce che stanno apparendo e che poi andremo a documentare, a rilevare con maggior. L'intervento sul supporto che, diciamo, abbiamo fatto, che è finalizzato, diciamo, al recupero della deformazione naturale che il legno ha assunto. Ovviamente la tavola, che abbiamo detto prima, diciamo, le viziature dovute alla policromia, le fessurazioni che si sono presentate nel tempo e che si sono entrambe ripetute poi nel tempo, sono dovute a una condizione, diciamo, di forzatura alla planarità del tutto innaturale per il legno. Il legno si deforma, tende ad imbarcarsi naturalmente, qui abbiamo 8 assi posti in orizzontale che tendono ognuna ad imbarcarsi in maniera autonoma, legate però, diciamo, lungo i margini alle altre, quindi, diciamo, sono dei elementi limitati, ma che possono essere discordanti tra di loro, quindi creare delle fessurazioni o deformazioni abbastanza complesse poi da controllare. La cosa sicuramente, diciamo, acquistiamo come metodologia, diciamo, seguendo oggi, è quella di consentire la deformazione migliore che possa avere, diciamo, che possa consentire una ottimale lettura dell'immagine dell'immagine dell'opera, però, diciamo, non completamente planare, perché, diciamo, sarebbe una condizione di costrizione che proporrebbe nel tempo
gli stessi fenomeni di tessorazione, di distacco, di sollevamenti che si sono presentati. Quindi cercare di lasciare il legno con meno tensioni possibili all'interno della sua struttura e accontentarsi di quella che è una curvatura che non infici troppo quella che è la lettura delle immagini. Quindi il controllo delle deformazioni, l'operabilità sul retro ovviamente e il mantenimento temporaneo degli agganci precedenti. Questo l'ho fatto proprio per consentirmi, diciamo, di consentire alla tavola di scaricare quelle che sono le sue tensioni e, diciamo, consentirmi poi di lavorare lavorare su un'opera in cui, diciamo, ci siano meno complicazioni dovute alle deformazioni, dovute a questi vincoli anomali. Quindi una volta scaricata, tolte le traverse, lasciata che la tavola si possa, diciamo, togliere o ridurre quelle che sono le deformazioni, le tensioni indotte, ho proceduto al risanamento, quindi ho rimosso le parti dei risanamenti dei cunei scollati, non più quindi aderenti alla superficie che era stato fatto nell'intervento degli anni 80, all'inizio fine degli anni 70, nell'intervento ICR, manualmente ho rimosso scollate fino ad andare a recuperare la superficie originale del legno anche in profondità. Vedete in questo particolare qui quello che sto indicando al momento, quel bianco che si vede lì in fondo sono le preparazioni, la stuccatura della preparazione del colore. Quindi diciamo che è uno dei vecchi danni sempre citato e si è ripresentato costantemente. Quindi rimossa la parte scollata, poi con delle fresature successive, con varie forme, con tipologia di fresa, siamo corretto le superfici e inseriti i cunei nuovi di risanamento. Ecco, qui vedete il lavoro praticamente ultimato, vedete la traccia, in questo particolare qui la traversa nella giunzione superiore, vedete il vecchio cuneo ICR, che era rimasto, e le due serie di cunei che ho applicato per completare, per riproporre la continuità del tavolato, quindi ricomponendo. Dove invece c'erano delle fessurazioni nuove, abbiamo inserito dei cunei molto più sottili, sempre in profondità, però cercando di recuperare al massimo quella che è il rispetto del materiale originale, quindi sacrificandone il meno possibile. Pare che Roberto Saccomanni sia stato estremamente esaustivo nella sua bella relazione. Personalmente mi devo scusare, purtroppo ho un treno che devo prendere, però vi lascio, ringraziandovi per la presenza, ma c'è la possibilità, visto che i protagonisti continuano a essere collegati, ossia Don Paolo Barbisano, Francesco Paleschini e Roberto Saccomanni, di fare eventualmente una serie di domande per chi fosse ulteriormente interessato. Ecco, ringrazio ancora Save Venice di questa bellissima iniziativa, ancora Christopher Page, e ci sarà sicuramente un'altra occasione per presentare il restauro definitivo, finito. Caro saluto a tutti da parte mia. Buon lavoro. Arrivederci professore, grazie. Questa grazie era l'ultima immagine che stavo presentando, appunto, ed è quella che l'ipotesi, diciamo, che sto perseguendo in questo momento, ma non è detto che poi sarà esattamente in questo modo, finita in questo modo, e quindi di fornire un supporto rigido alla tavola, rigido nel senso che è un supporto su cui la tavola deve aderire, però non essere vincolata in maniera rigida, e che possa essere, sarà sagomato sulla deformazione che la tavola ha in questo momento, in maniera da fornirgli da ora in poi, diciamo, un piano sulla quale lei possa continuare a muoversi, movimento che dovrà essere consentito sia la dilatazione naturale del legno e, diciamo, la regolazione del vincolo che noi andremo a fare, che possa essere fatto in qualunque momento. Quindi l'adesione che la tavola avrà al supporto sarà fatta mediante, diciamo, una serie di molle di viti che potranno essere calibrate di volta in volta. Questo ovviamente presume che cosa? Presume assolutamente, diciamo, un controllo
un monitoraggio e un controllo di manutenzione periodico che possa diciamo, garantire l'efficacia del sistema e la salubrità della tavola in particolare. E questo è diciamo, le cose che stiamo presentando. Quello che io vi faccio vedere è il sistema, un telaio appunto con il legno di rovere lamellare, con una serie di carrellini, diciamo, di vincoli molto scorrevoli sia trasversalmente che verticalmente, alle quali, sulle quali ci sono le molle che poi vengono regolate. La struttura che io ho montato appunto sulla tavola di Tubiolo e l'Angelo, che chi mi conosce, chi mi segue sa che più o meno, diciamo, questi sono più o meno i sistemi che utilizzo, però ogni tavola va calcolata, va dimensionata, va strutturata in maniera singola, quindi diciamo non esistono dei sistemi, però ogni tavola va calibrata, va assolutamente ridimensionata in funzione di quello. Con questo io direi che ho chiuso, poi se ci sono domande va benissimo e ringrazio tutti per la partecipazione e per averci ascoltato. Ora non so, Leslie, cominciamo con le domande. Sì, allora, se qualcuno ha delle domande si può chiedere direttamente usando il bottone Q&A in fondo dello schermo. Intanto ringrazio i nostri presentatori, Don Paolo Barbizan, professor Enrico Maria Dal Pozzolo, Francesca Falleschini e Roberto Saccoman per questo fantastico intervento che ci ha spiegato e anche lasciato delle domande per gli eventuali esiti del progetto. Allora. Ok, sembra che non ce l'abbiamo altre domande, quindi possiamo lasciarvi qui. Grazie ancora a tutti voi per aver partecipato, grazie ancora al nostro donatore Christopher Todd Page per aver sostenuto il progetto. E speriamo di vedervi tutti prossimamente nell'anno nuovo, al prossimo Tavolo Rotonda di Save Venice, e condividiamo informazioni sui prossimi eventi tra poco. E, allora, grazie e buona serata a tutti. Grazie a voi. Buonasera a tutti, buonasera.